Periodo di Team of the Season, non vorrei mica perderteli anche quest'anno. IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Devo dire che mi avete dato davvero tantissimi consigli per concludere al meglio il mercato e di questo ne sono veramente contento. La prima cosa da fare è assolutamente richiedere fondi, come in tantissimi di voi hanno scritto qui sotto nei commenti. Finale di Europa League e raggiungimento della Champions in campionato. Per 10 milioni direi che è un affare, Sampdoria. Prima di iniziare il video, come sempre, andiamo a salutare l'ultimo like su Instagram. L'ultimo like è, attenzione attenzione, di IdranReb99. Ed eccolo qui, ciao IdranReb99, credo di averlo letto bene. Grazie per aver messo like alla mia foto. Come sempre vi invito a passare qui sotto in descrizione, dove troverete tutti i link ai miei social network. Seguitemi dovunque. Inoltre vi invito a mettere anche tantissimi pugni di pollice a questo video. Arriviamo almeno a 2500 per il prossimo episodio. In tantissimi mi avete chiesto di comprare Benner, dato che ovviamente nella realtà è stato svincolato dal Wolfsburg. E ovviamente faremo questa pazzia. Sì, io voglio Lord Niklas Benner. Datecelo in prestito. Richiede 100 di stipendio a settimana Benner. In tantissimi mi avete consigliato di comprare Bellerin. Vediamo se l'Arsenal ce lo dà in prestito per 2 anni. Mattiello è abbastanza chiuso alla Juventus, magari vorrebbero farlo giocare e da noi troverebbe sicuramente molto spazio. Anche Casemiro del Real Madrid potrebbe essere un colpo veramente grande. Dubito però che ce lo diano in prestito. Stessa cosa potremmo dire per Mateo Kovacic. Guarda un po', c'è ancora Soriano al Real Madrid. Secondo voi ce lo ridanno indietro in prestito? Vediamo. In tantissimi poi mi avete detto di comprare Odegaard, che probabilmente è un predestinato, dato che è giovanissimo, ha 17 anni, quindi l'anno scorso ne aveva 16. Cedibile in prestito, quindi io provo ad avanzare l'offerta, magari ce lo danno. Io Teio in prestito lo prendo volentieri, ve lo dico. Ma adesso lasciamo stare anche solo per un attimo il mercato e concentriamoci per quella che è la nostra prima partita di campionato. Guardate qua che squadra che ho. Scooper, Regini, Zucanovic, Rugani, Cacciatore. Cacciatore. Fernando Gnoguri Carbonero. E il tridente Yezed Dybala Ibrahimovic, che ci farà sognare. Se siete tutti d'accordo, direi di iniziare subito la partita. Zlatan prova il cucchiaio subito così. Wow, Zlatan. Inizia qui la nostra Serie A. Giocatori da seguire: Dybala e Higuain. Scusa, e Ibra? Guardateli i nostri due acquisti super di questa campagna di calcio mercato. Pronti partenza? Via, Dybala la gioca per Ibra, subito all'indietro. Ah, Dybala e Ibra nella Samp, sto bene solo a vederli. Dybala la viene a prendere subito, dentro, per Ibra, lo cerca subito. È partito Higuain che se l'allunga, Cacciatore prova a coprire, Higuain la crossa, subito Scuffè. Ibra si gira, serve la palla a Dybala, grande passaggio di Ibrahimovic, Dybala dentro, per Yezé che è scattato sulla linea del fuorigioco, ma era in posizione regolare. Yezé, ancora lui in area, prova, il tiro Yezé, Pepe Reina. Gnoguri, con la testa, trova Fernando, che verticalizza immediatamente Ibrahimovic. Attenzione, palla Dybala, ancora una volta Dybala, vede Yezé, lo fa correre. Yezé, cerca di entrare in area, ce la fa. Yezé, dentro, per Dybala, che la fa scorrere. Ibra la recupera poi. Yezé Rodriguez, attenzione, ancora lui, punta Koulibaly, lo salta, gli va via in velocità. Yezé, Koulibaly con il fisico, mostruoso come nella realtà. Carbonero, dietro, per Gnoguri, vede Yezé, libero, smarcato, lo serve. Yezé, tra le linee. Yezé, il tiro fuori, cacchio. Insigne dalla bandierina, la mette. Mettiamola via, non lì, non lì, non lì. Allontana, via, via, bravo, bravissimo Scuffè. Ibra va in pressing, mamma mia, la porta via Koulibaly. E poi Ibra può andare, ancora lui, palla al piede, c'è Dybala che si è lanciato dentro. Ma Ibra non lo serve, decide di portarla. Ibra, ancora, da fuori, prova il tiro a giro, forse ho chiesto troppo. Dybala, la recupera. E poi c'è Carbonero, che serve ancora una volta Dybala, che vuole andare, Dybala sull'out di destra, Dybala può crossarla per Ibra, è buona Ibra, mamma mia, Pepe Reina col pugno. Attenzione, c'è Carbonero che serve dentro, Yezé Rodriguez che prova a metterla per Ibra. Ehi, questo è fallo da rigore però, attenzione, è partito Regini, serviamolo, dai che è largo, Regini, puoi prenderla, puoi prenderla. Chiama in causa Fernando, attenzione, si buttano dentro sia Carbonero che Ibra, servito Carbonero, c'è Ibra largo, servito anche lui. Zlatan contro Koulibaly, lo può saltare Koulibaly, di fisico anche su Ibra. Quanto cazzo è forte Koulibaly, mamma mia. Mia, che appoggio di Ibra per Yezé. Attenzione, Yezé ancora in buona posizione. Cerca dentro Dybala. Perché? Perché ho fatto questo passaggio di merda? Io però voglio provare a vincere. Metto dentro sia Verde che Munir. Vediamo cosa ne viene fuori. Cacciatore, verticalizzazione dentro per Fernando. C'è Gnoguri, largo, servito Ibra. Attenzione, Ibra in area. Prova il dribbling Ibra. Ibra, ancora Ibra. Il tiro di Ibra. La parata di Pepe. Daniele Verde, attenzione, vuole giocarsi le sue carte. Verde salta subito al marcatore. Verde, che era Hamsik.
verde, ancora lui, verde, sull'out, la mette, la crossa per Zlatan che non ci arriva, ancora una volta Pepe Reina. 0-0 questa partita, ma ragazzi abbiamo spinto tantissimo. E poi giocavamo contro il Napoli, noi le nostre azioni le abbiamo fatte. Peccato che non siamo riusciti a segnare e portare a casa i primi 3 punti. Ma va bene, un pareggio contro il Napoli ci può stare, soprattutto la prima del campionato con il mercato ancora aperto. Io gli ho chiesto 10 milioni e loro mi hanno detto che dato che non sono soddisfatti di quello che ho fatto, me ne posso andare massimo 9.230.000. Beh, ma siete stronzi? Fatto sta che adesso abbiamo circa 25 milioni da spendere sul mercato. Io voglio Niklas Benner. Ora capisco perché è così forte, che costa 17 milioni. Il Torino richiede 31 milioni di euro per Bruno Perez. Io ne avevo offerti 18, direi di andare al massimo a 20, ma 31 sono molti. Attenzione, il Chelsea ha accettato la nostra offerta per Cuadrado, 19 milioni per Cuadrado. Mamma mia, mamma mia, Cuadrado, davvero? Mamma mia, davvero Cuadrado? 25 milioni e mezzo per Niklas Benner, non ci credete neanche voi. 15 milioni di euro per Bellerin invece ci possiamo pensare. Dipende tutto da Cuadrado. Odegaard in prestito per 2 anni accettato. E io lo prendo, è sempre un giocatore che al massimo non gioca. Cioè, Soriano non ce lo vendono, Matteo Kovacic non ce lo danno, Casemiro non ce lo danno, e addirittura neanche Bellerin. Il West Ham vuole Fernando, 22 milioni di euro. Ancora 31 milioni volete? 22 al massimo. Cuadrado vuole più soldi. 140.000 settimana, 5 anni giocatore chiave prima squadra. Dai Juan, per favore, vieni alla Samp. Attenzione, perché le gerarchie del calcio italiano potrebbero cambiare in questo momento. La Juventus è disposta a cederci Padoin. Allora, dato che vogliono Fernando, io provo a chiedere Marchisio alla Juventus, perché potrebbe essere qualcosa di divertente. Io provo a chiedere 26 milioni, la stessa cifra che ho offerto in questo momento per Marchisio. Cosa? Ecco, un casino. Loro hanno accettato i 26 per Fernando e la Juve ne chiede 57 e 5 per Marchisio. Attenzione, attenzione! Simone Padoin è ufficialmente un calciatore della Sampdoria, ce l'abbiamo fatta! Con il talismano, ragazzi, abbiamo automaticamente vinto il campionato. Quasi quasi lo metto a titolare e gli do la fascia da capitano. Allora, Cuadrado, stai iniziando a stancarmi. Io ti posso offrire al massimo 160. 10% per gol, che tanto giochi in difesa. 3 anni, giocatore chiave, prima squadra. Sì, voglio modificare il budget. Dele Alli, abbiamo accettato l'offerta. Quindi adesso proviamo a fargli un contratto congruo. Potrebbe essere anche lui l'erede di Fernando, volendo. Mamma mia, Padoin al posto di cacciatore? È perfetto.